Bianca Azzei, Max Biaggi. Non so ancora perché è finita. Vado all'Isola dei Famosi per E. Bianca Azzei, tra i concorrenti dell'Isola dei Famosi 13, piange ancora pensando all'ex fidanzato Max Biaggi. Ecco le sue dichiarazioni. Bianca Azzei e Max Biaggi, perché è finita la storia d'amore? Perché è finita tra la cantante Bianca Azzei e il pilota Max Biaggi? Lei, intervistata dal settimanale Chi, non lo ha ancora capito fino in fondo. I primi di dicembre racconta Sento Max strano. I. Io ero a Milano, lui a Monte Carlo. Nella notte corro nel Principato per guardarlo in faccia. Falso allarme. Tutto rientrato. Almeno per un paio d'ore. L'indomani lui mi dice che preferisce stare da solo. Io in lacrime me ne vado. Torno a Milano, da sola. Ma ancora oggi non ho ben chiaro che cosa sia successo. E piango ancora. Succede quando penso a quello che ci legava. Un posto, una parola, una foto, basta poco. Non bisogna aver paura di riconoscere l'amore quando lo incontriamo. Max mi ha amata, mi ha donato tantissimo e io lo ringrazio per quei momenti vissuti alla grande. Si parlava di nozze, no, lui è un solitario, poi di un tradimento, che io sappia nessuno, ma oggi poco conta e. Bianca Azzei, ecco perché partecipo all'Isola dei Famosi. Come mai la Azzei sarà naufraga in Honduras? Voglio godermi questa avventura. Quando me l'hanno proposta ho detto subito no. Poi, col tempo, ho pensato che potesse veramente essere l'unico posto dove recuperare una parte di Veronica, dove nascondere per un po' Bianca. Sull'isola non cerca l'amore e spera che il reality sia una bella vetrina per la sua professione, possono togliermi tutto, anche il cibo, ma non impedirmi di cantare. Bianca Azzei, non sono anoressica. La Azzei replica a coloro che la considerano eccessivamente magra, mi danno dell'anoressica su social. Io mangio sempre, ma la mia costituzione è questa. Scrivere di una patologia così importante mi fa male, molto.